caldo, ragazzi. Non ce la faccio più. Oh, ho bisogno di una rinfresca. Oh, oh, ok, ok, ok. Così è un po' troppo, ragazzi. Oh, ok, basta. Beh, decisamente meglio. Power Wash Simulator, il gioco che vi darà tutta la freschezza necessaria per questa estate. L'ho visto da Non Gamer, mi sembrava molto divertente da portare sul canale, quindi andate a vedervi anche la sua serie se vi va. Ma adesso voglio provare la modalità carriera e la prima cosa che dobbiamo fare è pulire un van. E gli gnomi, sempre loro, Maledetto! Gli gnomi sono delle spie, hanno delle telecamere. Comunque, la cosa goduriosissima di questo gioco è che praticamente puoi... Ragazzi, c'è tutta questa freschezza. Cioè, questo è il gioco dell'estate. Questo schifo. Via. Nessuna cacca di cavallo nel mio luogo. Ecco, noi adesso dobbiamo pulire tutto. Tutto questo furgone. Ragazzi, il godimento è a livelli astrofisici. Sentite già il nome. Wash. Splash. Wash. Sono tutte cose che rinfrescano. Ci sono 38 gradi da me, veramente, ve lo giuro. Ma posso aumentare il getto? No, per ora ho solo una stupida pistola. Ah, ok, l'ho cambiato. Vai! Yeah! Questa è la tattica del giro tondo! Giro tondo! Guarda come sta sbloccando tutto! Ma quanto starà felice questo camion! È come Cars, motori ruggenti, motori zozzoni però. Cioè, ma se già sto facendo fatica con un camion, dopo quando arriveranno le cose più grandi, che cavolo farò? Questo finestrino va pulito, sono l'uomino bianco. Man mano che comunque riusciremo a pulire tutto, possiamo comprare liquidi. Ah, 10 euro posso glass cleaner. Ok, ho comprato già un liquido che mi aiuterà di più. Eccolo qua, questo pulisce il metallo. Molto meglio. Siamo al 94%. Ci abbiamo quasi fatta. Cioè, non lo so, ragazzi, però mi sta facendo caldo pulire. Pensavo che mi raffreddasse. Mi sta un po' accaldando qui. Manca solo il paraurti dietro. Ve lo ricordate quanto era sporco all'inizio? E guardate quanto è bioluminescente. Vai, pulito a gonfie vele, $140. Ci ho impiegato veramente tante ore. Sono pochi, così non mi fa godere. Adesso però con questa pistola andrò a raffreddare le vostre case e a pulire le vostre schifezze. Ci ho impiegato veramente un casino. Però ehi, una bella evoluzione, mi piace, sono contento. E tutti vissero felici e contenti e puliti. Continuiamo comunque. Ok, adesso però sarà un attimino più difficile perché dobbiamo pulire un dannato giardino. Ma stai scherzando? Ok, con la rotellina del mouse vado molto più veloce. Vabbè, ma cos'è? Questa è una piscina o un luogo per maiali? Ma che schifo, un cratere. Mastro lindo smacchiatore con la macchia fa furore. Pulizia il suo potere. Ragazzi, io sono l'unica persona che con i miei getti d'acqua può uccidere il 100% dei batteri. Non il 99,99 come dicono le pubblicità. Io uccido il 100% perché io ho il getto potente. E adesso che ho anche alcuni soldi, fatemi... Mamma mia, è tutto zozzo. Cioè, vedete, la zona è tutto zozzo qua. Ah, però... I like that. Se non pulisci tutto, godi solo a metà. Ragazze che state guardando il canale, cioè, dovete sposare quest'uomo. Cioè, quale uomo? Vi immaginate il vostro Gabby, muscoloso, dopo aver fatto pesi? E arriva lei e vi dice, ehi bellezza, adesso vi pulisco anche il giardino. E proprio la si prende là, a petto nudo, che inizia a pulire tutto con i suoi getti d'acqua. Cioè, proprio, ragazzi, da sposare, proprio, non si può resistere. Continua a sognare, Gabby. Guarda, questa è la mega tecnica! Se fai così... Sto per cambiare dimensione, la dimensione del pulito. Addio batteri. Pulisci tutto questo giardino. No, basta, mi sto stancando. Adesso sentite, fammi comprare un'altra cosa. Quanto ho? 140. Quanto costa? 1200. Ma costano troppo gli altri. Non ho un altro equipaggiamento. Ah, il turbo posso comprarmi. Sì, dobbiamo comprare, se no non ci potenziamo, Se no non ci potenziamo. Ho comprato due canne lunghe che ci dovrebbero... a far andare a gonfie vele, Oh, il megagetto! Sporco ai giorni contati!
No, ho trovato il mega getto. Non dura all'infinito, però il mega getto, guardalo. Are, are intere, arate le are. Guarda qua tutti questi sassi puliti uno dopo l'altro che lampeggiano e fanno tante note. Io cosa faccio di professione? Suono i sassi e li pulisco. Invidiatemi. Oh, niente, no. Ho finito il pulito. Fammi prendere la canna lunga allora. Canna lunga. E cambiamo oggetto. Rosso. Con la canna lunga. Cecchino. Sono diventato uno sniper. Ho comprato il mouse di Shroud solo per questo. Per essere preciso. Nel pulire la cuccia del mio cane. Sarà felice e bagnato, povero il mio cane. Ma cane bagnato, cane fortunato. E anche cane arrabbiato. Siamo solo al 10%. Ecco, prima devo fare la casa tutorial. Queste sono le case che posso pulire velocemente. Quelle degli uccellini. Ragazzi, si deve partire dal basso per arrivare in alto. Quindi, cari miei uccellini, avrete una casa nuovissima. E sarete qui nel mio giardino a rubarmi il cibo. Maledetto. Pulito dentro, bella fuori. Un'intera fattoria ci ha fatto la diarrea qui. Perché cos'è sto giardino? Cos'è successo? Ma voglio comprare subito un'altra cosa, vi prego, aiutatemi. Aspetta che devo usare il tagliaerba come trampolino di lancio per raggiungere il gatto pardo che mi nasconde. Lo sapevo che nascondevi lo sporco. Sei stato tu, eh? Cosa hai mangiato ieri sera, però? Per aver combinato sto boia! Boia del mondo nero! Basta, l'erba del vicino è sempre più verde. Guardate quanto è pulito il loro cavolo di posto. Perché mi vuoi una topaia e non vengo pagato abbastanza. Ero partito molto contento, ma ora sono un po' agitato. Cioè, guardate, ogni cosa lampeggia. È bruttissima sta cosa. Aiuto. Ero venuto per rilassarmi, ma sto soffrendo in questo momento. Però, ehi, quando vedi il pulito, cioè, alla fine, il godimento sta nella fine. Per adesso è tutto un... una sofferenza. Ma alla fine arriva il parto. E quando partorisci il bambino arriva la gioia. Quindi io adesso sto partorendo. Sono una donna con le doglie. Una cosa del genere. Di qualcosa si doveva pur morire. Diceva sempre una mia strana amica che non è più mia amica. Tecnica del giramento di testa e di anche di palle. Oh, mi hanno già dato un nuovo lavoro? Quindi non devo per forza star qua tutto il giorno. Potrei già andarmene. Fai prima a farlo nella realtà sto lavoro. Cioè ci impieghi lo stesso tempo. Perché questo gioco è talmente realistico. Quindi veramente vai a guadagnare soldi veri a questo punto, mi verrebbe da dire. Cioè, è un lavoro troppo realistico, in un certo senso. Qua è bello solo perché puoi sbloccare un sacco di robe. E quelle mi fanno veramente piacere. Sapete di chi è quella casa? Dei Dinkelberg, maledetti. Guardate che casa pulita che hanno. Dannati Dinkelberg, sono stati loro a tirarmi bombe atomiche di letame. Mi hanno cagato in giardino. Mi spruzzo l'acido. Vorrei caricarlo ad acido e buttarlo a casa dei Dinkelberg. Sì, ce l'ho fatta finalmente. È andata, è andata. Va bene, va bene. Voglio un attimo fare una piccola pausa. Voglio vedere se ci sono altri lavori un po' più semplici. Perché sono tutti un casino, eh. Fammi vedere un attimo. Ah, ok. Questo è facile, per far soldi veloci. Per far soldi veloci una moto da cross. Guarda, cioè, è easy. È easy, ragazzi. Questa è piccolissima. Guarda come si cleana fast e ci facciamo soldi. Mi è arrivato un lavoro easy. Mi è arrivato un lavoro easy, meno male. Meno male che mi sono arrivati i lavori easy con cui far la pausa. Oh, moto da cross. Soldi facili. Chi è quel cretino che me l'ha data? Cioè bastava che si comprava la canna lì, 2 minuti la puliva e risparmiava 75 euro. Un po' come quelli che portano il PC ad assemblare. Ragazzi, è facilissimo assemblare un computer. Guardatevi un tutorial su YouTube. Cosa pagate 100 euro uno che lo assembla? Ma compratevi una nuova scheda video con quei soldi. Ma stiamo scherzando? Ma a volte è così. Comunque, ragazzi, a volte so che non c'è tempo. Però veramente, cioè, regalare i soldi così, no, io non lo farei. Il pezzo più delicato, il pezzo più godereccio. Ah, ma è sporco. Epica sensazione di pulito. Qua ci sta benissimo la tattica. Funziona benissimo. La tatticona della vita. E ancora tu! C'è ancora lo gnomo! Via! Siamo al 99, non capisco cosa manchi. Vabbè, cioè, dai ragazzi, chi lo vede lo sporco qua? Nemmeno il proprietario si accorge. Tutti... Sì! Ma vieni! Soldi easy! Soldi facili, guarda... sensazione di freschezza, di pulito, di meraviglia.
Non posso fare a meno di farmi i complimenti. Come direbbe Gibraltar. Mi hanno dato un lavoro, adesso devo tornare a questo lavoro. Perché posso sempre tornarci, no? Però adesso abbiamo qualche soldo in più, quindi potremmo andare più spediti se compriamo altre cose. Quindi tornerei allo shop e con il centone che abbiamo appena preso andrei a prendermi cose per aiutarmi, tipo pulizia della pietra, ne comprerei alcuni, pulizia del legno e anche un po' di universal cleaning. Posso cambiare anche il tipo di getto. Ah, ci sta, ci sta. Ok, andiamo a prendere quello per il legno. Quindi vediamo. Sì, funziona. Funziona anche il getto d'aria. Funziona il getto d'aria. Vai. Vai così. Vai così, guarda, in 2 secondi si pulisce il legno. Ah, lo posso ricaricare con R. Allora easy. Pulitissimo. Appunto croce, come i raggi del sole. Guarda la pioggia che tocca l'ombrello. Sono la pioggia di questo ombrellone. Lo Zozzume, guardate come sta andando via lo Zozzume. Ma così si va velocissimi. Ma era questo tutto il tempo l'unica cosa di cui avevo bisogno. L'unica cosa di cui avevo bisogno. Il getto ad aria. Il getto ad aria, guarda come pulisce. Non so se sto citando o se sia normale, ma così si va spediti. Ma l'ho scoperto adesso, io stavo andando lentissimo. Stavo andando. Era questa la tattica della vita. Oh, sono commosso, non devo stare un'ora. Finiremo anche questo livello. Ma vieni, addio. Esplodi. Addio. Mi sono trasformato nel Gabibbo. Beh, sono Gabby, veda lei. No, dopo un po' finiscono. Dammene altri. E non posso più. Cavolo, sono tornato nella comune plebaglia. E una riga. È una riga fatta, signori. Mi hanno dato un nuovo lavoro. Tutto pur di non far questo. Me ne vado via. Vediamo se è semplice, perché se è difficile. No, vabbè, vabbè, cos'è questo? No, devo pulire un parco giochi. No, i bambini. No, questo lo vedremo un altro giorno. Non sprechiamolo stavolta. Almeno sto pavimento lo voglio pulito come Stone Age appena costruita. Dagli antichi, non so chi, perché non si sa chi l'abbia costruita, è un mistero. Guarda, guardalo, guardalo, guardalo. Mi sto prendendo la mano. Mi sto prendendo la mano. Il piano pulitore. Macchinetta rossa. Se era gialla era un problema per voi. Voglio anche un bacino in omaggio dalla proprietaria, eh. Voglio anche quello. No, non sono contento. Le parti più oscure, le parti più recondite che si nascondevano da me, Mr. Muscolo Schiumattiva. Non potete scappare. Mr. Muscolo Schiumattiva, non c'è verso che voi scappiate. Io sono il supereroe del pulito e dell'estate. Voi avete finito, batteri. Ritiratevi. Ragazzi, 99% e non so dove si nasconde l'ultimo sporco. È una cosa incredibile. Cioè, è impossibile quando c'è uno solo. Ci dovrebbero mettere un radar. Cioè, non, è impossibile, veramente. È da figli di trota. È proprio da figli di trota. Ah, guardalo. Era qua. Sì! Cosa manca, dai? Birdhouse. Non è pulita al 100%. Non è pulita. Era qua. Era qua. Guardala qua. Dove? Sono stato qui a pulire. Ora voglio i soldi. Voglio una casa nuova. La prendo io questa casa. Butto fuori tutti e vi sparo con il fucile ad acqua. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Sono più sudato di prima. Che cacchio è se... Vabbè. Ragazzi, comunque è stato divertente, dai. Però veramente mi sento come se avessi lavorato davvero. E non so se questa è una cosa buona per un gioco. Lasciate un bel like per premiarmi per questa fatica. Io vi ringrazio per la visione. Se vi sentite più puliti, beh, il mio compito è fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, gabbiani.